Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo appuntamento della Fast and Furious Collection. Oggi facciamo l'uscita numero 5 che come sempre vi avevo già annunciato sui miei social. Mi raccomando, ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Allora ragazzi, questa è l'ultima macchina che posseggo già, che mi aveva mandato Di Agostini, quindi come al solito adesso la andiamo a guardare più da vicino, la analizziamo insieme. Poi per quanto riguarda i prossimi numeri, effettivamente non so quali prenderò, probabilmente come faccio sempre andrò a selezionare la collezione, non ho tantissimo spazio, però sicuramente i numeri più iconici e che mi interessano di più li vedremo insieme sul canale. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Fast Furious Collection, dove potete trovare tutti gli altri numeri che abbiamo fatto e dove, come vi stavo dicendo, andremo ad aggiungere quelli che più mi interessano. Mentre qui sotto vi ricordo il gruppo Telegram Visio TV Modellismo. Se siete appassionati di modellismo, insomma, è il gruppo che fa per voi e potete condividere con noi la vostra passione. Ragazzi, dunque, ci spostiamo sotto ed andiamo a scoprire questo nuovo numero della Fast Furious Collection. Ok ragazzi, eccoci qua, Fast and Furious, uscita numero 5, la Dodge Charger Daytona del 1969. Come sempre andiamo a dare un piccolo sguardo al fascicolino, che come saprete ci dà informazioni sull'auto, su come è stata presente all'interno della saga e poi ci dà anche dei bellissimi cenni storici, che appunto ci fa vedere la macchina nella versione originale e insomma tutte quante le varie curiosità e caratteristiche. Guardate un po' che spettacolo anche questa versione con la scritta Daytona sulla parte posteriore. Qui addirittura abbiamo anche cenni storici sulle varie fabbriche automobilistiche, in questo caso ovviamente americane. Va bene, allora ragazzi miei, questo è il modello Dodge Charger Daytona Fast and Furious Collection. Allora, devo dirvi, questa è un'auto che si scosta un pochino da quelle che abbiamo visto finora. Erano tutte molto più moderne, a parte la Dodge Charger, però le altre erano più moderne, con le decalcomanie, quindi insomma diciamo delle macchine molto più alla Fast and Furious. Ecco, questa diciamo che invece è proprio un classico, sicuramente un'auto molto molto bella, molto molto affascinante, però come detto si discosta un po' da quelle che abbiamo scoperto finora. Allora, iniziamo l'analisi. Buoni sicuramente i cerchioni cromati, così come anche gli scarichi. Torna la pinza rossa colorata sul disco. Questa è una cosa che, come vi raccontavo già nello scorso numero, mi piace moltissimo. Si intravede all'interno, guardate, il roll bar nero. Poi andiamo a vedere se c'è qualche altro dettaglio. Ok, possiamo vedere la leva del cambio cromata. Anche questo è un buon dettaglio. Mentre invece la strumentazione, non riesco a capire, ragazzi, se è un riflesso della luce. No, forse no. Vedete, i cerchi della strumentazione sono cromati. Anche questa cosa è buona, perché esattamente come vi stavo raccontando nello scorso numero, anche se solo qualche piccolo dettaglio all'interno dell'auto, però con una colorazione diversa che va a spezzare la monotonia del nero, fa sempre un bell'effetto. Possiamo vedere anche la cromatura sul bocchettone della benzina, anche sui tergicristalli che non sono stampati sul parabrezza, ma sono proprio dei pezzi a sé stanti. Poi andiamo a guardare i fari anteriori, abbastanza buoni con la plastica trasparente, e poi possiamo notare anche quelli posteriori. Qui magari non so, non sono proprio meravigliosi, non mi fanno impazzire, avrei preferito una plastica diversa piuttosto che quella che hanno utilizzato. Molto buono invece il gigantesco alettone posteriore. Vabbè ragazzi, la macchina secondo me ci sta, anche in questo caso è un buon modello. Torna esattamente come avevo notato nella Dodge Charger, un peso veramente molto elevato. Ragazzi, sente che la macchina è bella massiccia e la scocca è bella piena, sicuramente molto più della Skyline, molto più dell'Eclipse e della Toyota Supra. Raga, come detto, buon modello, sicuramente si poteva far meglio, anche la cromatura delle gomme è un po' finta, ok? Sicuramente carina da vedere, però vedete che il cerchione risulta un pochino finto, così come i tergicristalli, quindi diciamo che qualche dettaglio poteva essere migliorato, però sono comunque convinto e vi confermo anche con questo numero che sono delle buone scale 1 a 43. Ne approfitto a questo punto per farvi vedere tutti i modelli che abbiamo già scoperto negli scorsi episodi e tutti quelli che io
io posseggo. Infatti mi ricordo che vi raccontavo proprio nel video dell'Eclipse che alla fine mancava una macchina rossa, perché giustamente a livello proprio cromatico vedete come ci sta bene questo colore. Raga, la collezione procede bene. Secondo me tutte insieme fanno veramente un effetto bellissimo. Provate a immaginare quando cominceranno a essere molte di più, che magari le mettete una sopra l'altra, sicuramente faranno un grandissimo effetto. Fatemi sapere quali sono le vostre preferite e soprattutto quali modelli vorreste vedere in futuro, perché sinceramente non ho ancora deciso quali prenderò, quali no. Se avete qualche consiglio da darmi è sempre ben accetto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like super veloce come le macchine di Fast and Furious. Mi raccomando, fatemi sapere se avete preso questo numero, se vi è piaciuto, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Come vi dicevo all'inizio video, non so quali saranno i prossimi numeri che prenderò. Peraltro non mi ricordo neanche qual è il prossimo. Se ve lo ricordate, magari lasciatemi un commentino qui sotto. Comunque di sicuro qualche altro numero lo prendiamo e torneremo a parlare di questa collezione. Qui da Visio e dalla Fast and Furious Collection è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.